Salve a tutti ragazzi, qua Federico per Apple Tutorial. Benvenuti in questo nuovissimo video. Era davvero tanto tempo che non caricavo un video, ma sono stato molto impegnato con la scuola, impegnato in altre cose. Comunque oggi sono qui in un nuovissimo video. È un video un po' particolare, non penso ce ne siano tanti sul web, ma è un procedimento davvero semplice su come trasformare un qualsiasi video sul nostro iPhone in live foto, ovvero delle foto animate che sono disponibili dall'iPhone 6S in poi, che si possono impostare come sfondo. Non perdiamo tempo e iniziamo subito dopo la sigla. Prima di cominciare volevo dirvi che ho creato un sito internet, un blog, dove personalmente parlerò di tutte le novità del mondo della tecnologia, nuovi prodotti, nuovi software, eccetera eccetera. Quindi seguitemi, non perdetevi tutte le novità nel mio blog, link qua sotto in descrizione. Ma ora iniziamo subito con la guida di come trasformare video in live. Eccoci qui sul nostro iPhone. Per diciamo effettuare questa guida ci servirà un'applicazione chiamata IntoLive. Vi metterò il link in descrizione se mi dimentico. Comunque questa qui, IntoLive, ce ne sono due versioni, una gratis, una a pagamento. Va benissimo quella gratis. E appunto andiamo a scaricarla, io l'ho già scaricata, andiamo ad aprirla. Questa applicazione permetterà di trasformare qualsiasi video presente sul vostro iPhone in live foto. Per chi non sapesse cos'è una live foto è un tipo di foto che fa dall'iPhone 6S in poi, ovvero una foto normale che se teniamo premuti questa foto diciamo diventa una specie di video, si muove e può essere diciamo letta da qualsiasi iPhone, e dall'iPhone 6S in poi si possono anche impostare come sfondo, come wallpaper del nostro smartphone. Andiamo a vederle insieme. Lo imposto come sfondo del mio blocco schermo. Live foto, imposta, blocco schermo. Blocchiamo e come potete vedere impostata come sfondo del mio iPhone la mia mano live, e se ci premo si muove appunto. Ma se noi abbiamo fatto per esempio un boomerang su Instagram o comunque un breve video e vogliamo impostarlo come live foto, semplicissimo, basterà innanzitutto fare un video. Adesso lo faccio perché questo è un video dove giro la mia mano. Abbiamo qui il nostro video che vogliamo trasformare in live foto. Basterà semplicemente aprire l'applicazione IntoLive, che automaticamente cercherà i file multimediali della nostra libreria. Adesso il video in questione è questo qui. Come potete vedere fa vedere l'anteprima e fa vedere praticamente come verrebbe la live foto. Clicchiamo sulla freccina qua in alto e qui dobbiamo fare per forza nessuna ripetizione, ovvero ripetizione, perché per le altre ripetizioni, ovvero che praticamente quello che ho mostrato nel video si ripete più volte, bisogna acquistare la versione pro. Io faccio nessuna ripetizione, la prepara ed ecco qui l'anteprima della mia live foto. La mia live foto è pronta. Logicamente per togliere la pubblicità, per crearla più di 5 secondi, per modificarla bisogna acquistarla. Io ho la versione gratis, quindi faccio salva foto live, salvata in foto. Quindi adesso oltre al video fatto ci sarà anche la live foto. Se tengo premuto si muove, la qualità sarà perfetta, proprio come quella del video. Quindi ragazzi, questa guida può concludersi qua. È stata una guida molto veloce, molto rapida e molto semplice, che diciamo vi consiglio a tutti. Questo video mi ha dato l'ispirazione a una mia amica di nome Melissa, che la saluto. Comunque vi faccio vedere un'altra cosa. Se torniamo qui sull'applicazione IntoLive, praticamente possiamo anche farlo con più foto, ovvero facciamo delle foto di sequenza rapida, facciamo delle sequenze di foto, possiamo trasformarle anch'esse in live foto oppure video. Quindi davvero un'applicazione molto utile. Quasi quasi sarei tentato ad acquistare la versione pro. Quindi a voi la scelta, questo video si può concludere qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi, attivare la campanella e passare dal mio nuovissimo e bellissimo blog.